Ce la fanno? Sì, sì, senti. Sì. Non è così raro, ecco. C'è una piccola, è una memoria assoluta. Andiamo? Vai da bambino e ti rimane. Pronti? Dopo con l'età. Conosci anche con le abitudini diverse. Adesso devo fare il futuro. Con l'abitudine un po' la raccolta, ma di tanti più. Mi si è un po' spostato, ma non è chiaro. Che periodo è? Però. Ma mi rompi il braccio? Io via questo. Devo tirare via il braccio prima. Ma l'hai mai preso una seggiovia nella tua vita? Sì, ma. Dammi l'altro pacchetto. Ma no, l'altro pacchetto, il lascialo lì quando vieni su. Tireremo su. Devo dire, è il braccio che stava rimanendo dentro, cioè ti tirano giù il coso con il braccio in mezzo. Oh. Adesso il pacchetto sta lì, mica niente. Ma adesso puoi usarlo come giavellotto per la gente sotto. Scusa, eh? Mi era rimasto in mezzo il braccio, scusa. Vedi che qui il mio braccio non ci sta. E il braccio era lì. Però se li chiudevi prima di... ho capito, ma mi sono dimenticata. Perché sono normali li chiudo. Io non sono normale, lo sai bene. Non so, quando li chiudi? Ma secondo te non ho mai fatto una roba normale? Ma io mi sono scordata. Stavamo parlando. Pronti?
Avete fatto anche un'altra cosa che non va assolutamente bene. Vi siete scambiati posizione sul piano d'imbarco. Sbagliatissimo. Non si fa. Abbiamo fatto un po' di danza. No, sbagliatissimo. Sul piano d'imbarco ci si siede e basta. Altro non si fa. Ho fatto un po' di... Ma metti quello per prendo io. No, prendi te. No, prendo io, prendi te. Bello. È peccato che però da su non si vede mai il lago di Caretta. Vabbè, cascherà per terra. Dopo lo prenderai dopo. Ti tiri qui e tiri su. Ignoralo, lo raccoglie dell'omino dopo. Ignoralo, ma il mio braccio ci tenevo che rimanesse intero. No, anche noi. Ecco, e invece tiravate giù, ma io c'avevo il braccio in mezzo. Scusa, Infatti sto prendendo quella cosa qua che non vedo dove sta andando. Non ti sto prendendo le braccia. No, benissimo. Ok, benissimo. No, che non vedo dove va là. Va. Ah, mai passato sotto a sta ritenuta. Ora si passa sopra l'intermedia. No, adesso la propria tendice. Ah, si vedono due plinti del vecchio impianto, della vecchia biposto. Due cosi. Due attacchi per il cemento. Erano due plinti della seggiovia biposto, che c'era prima di questa. Che andava in asce con questi eventualmente. Sì, aveva la stessa linea. Partiva solo da un po' più indietro. Vedi quel garage azzurro che c'è proprio dietro? Ti va da là dentro. Aspetta, garage azzurro dov'è? Ah ok, visto adesso l'ho beccato. Perché invece sulla adesso, sinistra? Sì. Era molto più bella la casa senza sto baracco qua vicino, invece ci hanno fatto il baracco. Invece quei pannelli che sono in cima al lato, ma secondo me sono paravalanghe. Paravalanghe. Ah. Perché lì è una zona valanghosissima. Che non va di là insomma. Non proprio, cioè la neve la lascia passare ma... Sassi li fermo. No, li apre, li frantuma, ah. Di modo che al massimo cada della neve, insomma della polvere, della neve farinosa che non faccia danni, perché se cade un masso di neve tutto insieme fa danni. No, io non mi ricordo d'acciaio, sono d'acciaio? Sì, io non ho idea di che materia. Poi, quindi anche se sono robusti bene, se devono fermare sassi. Sassi o neve? Neve. Neve. No, infatti non la fermano. Il sasso si blocca su quelle reti? No, la aprono, di modo che diventi praticamente neve farinosa e non faccia danni. Sì, ma dico, ma se ci arriva un sasso di pietra? No, dovrebbe reggerlo, sì. Ok, si blocca. Se no ti viene giù il sasso con anche il pannello e... Ha molto senso. Cosa c'è? Ma sì, lo prendiamo adesso, non lo puoi prendere, è attaccato. Dopo non viene fuori. Magari alziamo un po' in anticipo e magari fuori. Ce la fai. È sbloccato. Stai tranquillo, quando siamo giù lo prendiamo. Sono agitatissimo. È una difformità. Sì. Ci danno un punto di penalità. Esatto, però domani 19. No, voi pagate un po' di più. Esatto. Altro che sconto. 19, ma voi siete quelli che andate con la bacchetta? Il mio braccio, la bacchetta. Senti come si scalda l'aria. Poi, bravissimo, sì. Che cosa che alla Cecilia piace tantissimo. Io sto là, posso darvi domenica, Bergamo è una 37, ecco, così per dare... Anche a Ferrara. Comunicazione. Quanti strati di montagna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 strati di montagna. Là c'è un ghiacciaio. Se guardi qui sono 8 strati di montagna. Si vede, sì, è vero. L'ho visto anch'io. Prima era bello, insomma, dall'alto. Si vedeva. Non so però cosa possa essere. Una roba lombarda. Che sia la Valsenales? Non ti so. È una rientranza dalla Valposteria. No, troppo lontano. Che bello che questo ci scarica a casa. Quanto era una figata, da 2 metri, tac tac. La cosa migliore d'inverno è che entri in casa con gli sci ai piedi. Entri in casa con gli scarponi da sci? No, con gli sci ai piedi. Cioè perché d'inverno aprono il cancellino. È vero, ci sta bene. Scendi dalla seggiovia e vai a casa con gli sci. Quello che mi dicevi te è che aprono sul di lato. Sì, esatto. Sì. Cioè non scendi neanche dalla seggiovia, cioè arrivi dalla pista e ti infili direttamente in casa e... Con gli scarponi, con gli sci e poi ti li togli sulla scaletta per entrare dentro. Guarda che lavoro. Che lavoro. Guarda,
4, ma già ieri erano a lavorare. Sì, li abbiamo beccati. Sai quello che ti ho detto che ho beccato, che ci stava facendo, che stava risalendo tutto il coso con un forcone, e questo forcone era pieno, c'era cioè tipo una balla di fieno attaccata al forcone, e tranquillo per la salita lui andava come se fosse un mulo da soma. Però non riesco a capire cosa ci fanno questo fieno se non c'hanno le mucche qua. Lo portano dove? Da qualche parte ne avranno, dai. Sì, sì. Possono anche metterlo via per l'inverno. Quello sì, però per darlo a chi? Esatto. Ma magari non sono qua, ma ci sono. Sai quanti allenamenti ci sono? Sarà. Adesso non sono qui. Per fare lo yogurt pipiteno. Oh, Mila! No, bella. Andando a Bolzano ci siamo passati, era domenica, ho detto cavolo, non ci possiamo fermare. Se no. Ma Mila piace, anche Sterzing piace, sono buonissimi. Una volta qui alla Pia Decimo, al mattino c'era il bidone degli yogurt Mila. Un bidone grande, e tutti tiravano su quel mestolo. Sì, sì. Poi bianco. E bianco, bianco. Poi c'è stato il Covid. E hanno eliminato. E allora adesso ti danno già la tazzina già fatta. Però non è bello uguale, perché cioè, ti senti un po' in colpa a prendere 7 tazzine, invece non ti sentivi affatto in colpa a metterci 7 mestoli. No, io l'avrei svuotato. chiederò i contributi per la pubblicità a Mila, esatto, e alla Latteria Bipiteno. E anche perché per dire, cioè, non so quanto sarà il contenuto, ma dà più soddisfazione svuotare, proprio girare, sì, tipo il latte. Sì, sì, fai così, è bellissimo, era bellissimo. Infatti tutti ne prendevamo tanto, forse per quello che hanno messo. Stavo proprio per dire, cioè, è chiaro che col bidone così... Che ce n'è, a me con una coppetta dignitosamente ne prendi una. È stato forte che la Michela ha dovuto dire ai cuochi che il tavolo dei ragazzi gli desse l'azione doppia, perché hanno finito di mangiare, poi sono arrivati e hanno detto ma noi abbiamo ancora fame. Sì. Quello vostro però. Sì. Perché invece quell'altro delle piccoline ieri sera hanno dovuto alzare, fare una fatica. Cioè la seconda che mangia praticamente proteine, solo carne, prosciutti. E quindi è una lotta, sono arrivati gli spettri di primo, sono riuscito a fargliene mangiare 10 prima che abbandonasse, poi l'altra sorella si è mangiata il resto del piatto, e buonissimi veramente, anche con una cosa che c'era salvia, c'era un po' di salvia, è andato proprio un'impressione molto buona. E poi hamburger e patate le ha mangiate, però non puoi mangiare hamburger e patate ogni giorno della tua vita, e quindi la mia lotta è quella. Frutta per fortuna ancora ne mangia. Però verdure è una fatica assurda. Comunque qui alla Pia Decimo in generale si è sempre mangiato benino, eh? Uh-huh. Sempre stato... Io sono contento di questi ragazzi qua che ci sono lì. Sì, sono bravi. Non ho capito se Savona... Di Savona. Calizzano ha detto. Esatto, cioè Savona ma interno. Sì, fino alle Ligure. Lì è bello andare a arrampicare. Sono stato bellissimo. Un posto poi dall'altro storico per l'arrampicata, perché dalla Francia hanno portato l'arrampicata libera, è uno dei primi posti dove è arrivato, è stato proprio lì, e quindi diciamo, è storica, ecco, come... dicevano, guarda, sono tutti quei passeggini a giocare a golf, invece perché portano... No, è un dicevo, ma sono tutti i bambini che giocano a golf. È un corso, mi sa, per... Però sono ragazzini. Sì, sì. Qui ho paura a chiedere quanto vorranno a giornata, anche perché ti fai una noleggiare l'attrezzatura, devi arrivare con una camicia bianca, vedi? Anche la camicia bianca, c'è una roba. Comunque c'è uno quelli... speedlift detenzionato. Il 2 è detenzionato da una volta. Che strano. No, perché quelli se sei un professionista o un atleta. Allora mi va bene. Ma per una volta. Per una volta che provo, ma vengo anche in ciabatte, no, faccio vedere. Fammi provare. Sì, concordo con te. Concordo. Tanto più che cosa rischi? Certo. Sono una questione, capito, di forma, di stile, ecco. Allora. Mi è capitato di andare, scusami, trovare un mio amico in Scozia, lì ogni parco delle città ha minimo 9 buche. È originario dello Scozia, quindi in ogni parco ci sono minimo 9 buche di ogni città della Scozia. E queste... Scusami, è urgente, io farei una proposta, proverei a alzare la sbarra un pochino ora, a vedere se riuscite a scastrare quella roba. Ma
casca su qui? Vabbè. Se casca... No, non si scasca perché è nel sedile. Lui è rimasto nel sedile. Finché non alzi il sedile, finché non ci alziamo, l'ha spinto giù, vedi? Beh, lui dice male per attore. È rimasto incastrato nel sedile. Vabbè, adesso alziamo a prescindere perché... Vedi, non si stacca mica. No. Guarda che con fa. Grazia ed eleganza. Anch'io spesso dico. Io d'inverno a volte ho la videocamera e i bastoncini in mano, gli sci ai piedi, riesco comunque a filmare, non mi è mai successo niente. Grazie ed eleganza. Purtroppo qua non ci si può muovere e quindi la stazione a valle ho qualche problema a inquadrarla. Comunque abbiamo la linea, adesso andiamo bene, stamattina c'è adesso. Anche per me è stata valida, uno conoscermi e dividere questa giornata con voi. Poi se capita che entro venerdì avete voglia di fare qualcosa, io sono ancora... arriverò, mi presenteranno il conto. Ah, sei andato a farti i cavoli tuoi! Per questo, dai. Dobbiamo fare anche la